Ora il mio mare è questo. Non lo solco più con la mia galea dall'alta velatura, né sulla zattera impazzita alla deriva. Non ho di fronte nessuna isola sicura. Non c'è all'orizzonte anima viva. È un mare senza onde, senza sponde. Non soffiano il Meltemi né il Maestrale. Non vedo in superficie delfini che saltano, né meduse e coralli sul fondale. È un mare così, piatto, frontale, su uno schermo che si accende, irretito da immagini che appaiono e scompaiono, basta la punta leggera del mio dito. Sono Odisseo internauta. Al mattino apro gli occhi, il computer e inizio a navigare. Leggo messaggi, vado a cercare i siti dei giornali. Li scorro come da antico avrei srotolato una pergamena. Solo, seduto, col male alla schiena, digito sempre più spesso nomi e titoli. Poi su Wikipedia vagabondando salto da una voce all'altra di rimando, con il ritmo di chi gioca a ping pong, finché irrompono facce, alcune care, altre lontane, ignote, immateriali. Ogni solitudine suona il suo gong. Tutti abbiamo qualcosa da postare. Che vita è questa ormai che devo fare? Come un angelo tra le mani di un barbiere elettronico. Questi sono i mattini, queste le sere. Niente più tempo per la luna, le nuvole. Persino il sole è un intruso nella penombra propizia a questo tipo di navigazione. Non mi aspettano né la Troade, né la Colchide, né Elena, né Achille, né il vello d'oro. Tutto è presente, uguale, effimero. Sarà ancora il mio inspirare ed espirare, segno che sono fatto di carne e di spirito, che fuori c'è ancora inesausto il dondolio del mare. Oh marinai, compagni, di che ciurma siete? La vostra nave va dove? Procede come tra le cicle di lenta, cauta. Io sono qui, seduto, solo, irretito. Irreale, non ancora morto né più vivo, sono l'internauta.